Bentornati, seconda parte di 20 anni più o meno. Oggi parliamo di sanità, ma non voglio togliere tempo ai nostri ospiti perché hanno veramente tanto, tanto di cui parlare. Dottor Iannelli, il professor Scolletta ha accennato all'emergenza, e quindi io aggiungo anche emergenza e Aritmetica, urgenza, certo. che sono veramente una parola chiave per il comune cittadino quando sente parlare di sanità ed ospedali. Sì, in effetti, ecco, oggi quando si parla di differenze col passato, la differenza in emergenza e urgenza è una differenza addirittura epocali, perché oggi viene riconosciuto che il pronto soccorso, l'emergenza, è un punto nodale, no, dell'assistenza sanitaria. Alcuni anni fa non era così. Mi è capitato in mano in questi giorni il libro sulla sanità retina di Farnetani, non so se lo Come conoscete. no? Parla di tutti gli aspetti della medicina, dalla neurologia alla chirurgia, allo sviluppo del pronto soccorso, non c'è una parola, proprio perché fino agli anni 60, insomma, era qualcosa da svolgere a turno, no? Ci mandavano i giovani Sì, già, medici. esatto. Appena arrivati mandavano pronto soccorso e poi finivano in qualche altro reparto e tutto si risolveva in questo modo. Oggi invece sia l'emergenza territoriale, sia l'emergenza intraospedaliera, quindi con il pronto soccorso, hanno un ruolo preciso, ben definito e di riconosciuta importanza. Ecco. E la differenza anche con 20-30 anni fa è enorme. Io avrei voluto portare una fotografia che non ho ritrovato del primo pronto soccorso che ho lavorato, ospedale di Montevarchi. Era una stanza con un lettino e un infermiere. Insomma, questa era, Visto oggi. se si pensa a quello che abbiamo a disposizione oggi, tutta l'apparato che contribuisce Aiutato alla anche dalla prevenzione. rete del 118, che credo sia molto Assolutamente. Quello importante. dicevo appunto, l'emergenza territoriale è un'altra recente realizzazione. Non so se lo sapete, ma in provincia d'Arezzo abbiamo la più alta sopravvivenza per l'arresto cardiaco extraospedaliero. Quindi questo grazie a una rete di interventi e di personale adeguato e anche una diffusione dei defibrillatori automatici che È stata una bella consente. È campagna. stata una bella campagna, indubbiamente. Ecco, questo per dire alcune differenze. Ecco, poi la differenza, diciamo, culturale più grossa è che una volta in pronto soccorso era quasi uno smistamento, no? Sì. Quindi si ricoverava le persone per poterci lavorare. Oggi si fa il contrario. Prima si lavora sulle persone, su un paziente, e si decide se ricoverarlo o meno. E l'ospedale, come si diceva prima, è sempre più diventato un ruolo dove un ambiente dove si sta se c'è bisogno di un controllo e di un monitoraggio assiduo, se no si può stare a casa e sviluppare la medicina del territorio. Giusto. Consigliere, io parto da due punti della scheda. Quando la quasi totalità della popolazione si è detta soddisfatta e contenta che la sanità passasse alle regioni, però c'è un po' di insoddisfazione, ovviamente i numeri più importanti sono per le regioni del sud. Come si gestisce la sanità dalla regione? Intanto va gestita. E questo è già un primo passaggio. Naturalmente la normativa regionale è andata dietro alle deleghe che la normativa nazionale ha negli anni sviluppato. Accennava prima il professor Zolo alla grandissima riforma che c'è stata nel 78, ma che ha visto invece interessati le regioni alcuni anni più tardi, precisamente nel 92 con i decreti delega nel 93, quando si passò all'aziendalizzazione della sanità. Prima della riforma del Servizio Sanitario Nazionale c'erano tantissime mutue e mutue private. Il concetto di universalità, di universalismo della sanità invece portò a una grande differenza. Da quell'anno, quindi dal 92-93, la regione, in questo caso la regione Toscana, ha iniziato a declinare in forma gestionale quelle che erano le direttive nazionali. Non scordiamoci che comunque la parte ministeriale, quindi il livello nazionale della sanità che definisce le linee guida, che Certo. definisce i livelli essenziali di assistenza, che definisce i finanziamenti che vengono spostati dalla fiscalità generale alle regioni. Quindi all'interno di questo quadro le regioni hanno la possibilità di andare a definire il modello organizzativo con il quale viene gestita la sanità. Però il fatto che sia universale, accessibile e uguale a tutti poi dipende dalle leggi regionali come hanno sviluppato questo concetto all'interno della propria normativa regionale. La regione Toscana è stata più volte, anche di qualche giorno fa, il dato che la regione ha i migliori livelli
di cura rispetto al paziente. È evidente, per tornare alla domanda, che il cittadino ha la percezione personale di come funziona il servizio, la sanità in genere. Stiamo lavorando, l'ultima legge di un anno e mezzo fa serve proprio a questo, a andare a limare quelle criticità che, stante le risorse uguali rispetto a un accesso alle cure molto più alto di molti anni fa, renderebbe insostenibile il sistema. Quindi le leggi servono a definirne l'organizzazione, però il livello qualitativo, diceva giustamente il professore, è dell'università. Il livello qualitativo è anche dato dalla forma organizzativa, perché è evidente che se da 30, quanti professor Zoli, 30 e passo ospedali, presidi ospedalieri, 39, raggiungi 5 presidi ospedalieri, vuol dire che lì devi concentrare, oltre alle cure di primissimo accesso, quindi un pronto soccorso, un 118 che funziona, devi concentrare un livello alto di qualità della risposta alla cura. Questo, ed è il senso dell'ultima... Non è comunque facile farlo capire alla gente quando si chiudono gli ospedali. Non è facile, per esempio, questo non sarà sfuggito al pubblico il passaggio che ha fatto il dottor Gnanelli, cioè lui dice: al pronto soccorso fai una prima verifica, quindi non è che al pronto soccorso funziona se ci stai poco. Il pronto soccorso funziona se vieni indirizzato nei reparti, se vieni indirizzato rispetto alle cose. Va anche un po' da parte nostra, di noi cittadini, cambiata anche la mentalità rispetto a questo. Io sono stata 3 ore al pronto soccorso, beh, insomma, risultato bene o risultato male? Se è risultato bene, vuol dire che erano 3 ore spese bene. Prima era un passaggio, quindi passavi direttamente ai reparti, poi chiamavano, ci tornavi il giorno dopo a fare le lastre. Insomma, io vorrei anche che tutti, me per prima, ci ricordassimo come funzionava, di com'era prima, perché ora è un livello altissimo di risposta rispetto a... Poi è chiaro che bisogna lavorare sulle liste d'attesa, è chiaro che bisogna lavorare su alcune criticità che fanno percepire al cittadino una sanità ancora distante, ma quante risposte in più abbiamo da una sanità veramente di un livello molto alto, quello della nostra regione. Allora, prima di tornare dal dottor Zolo, voglio parlare proprio di emergenza e urgenza con i miei ospiti. Un sassolino nello stagno l'aveva tirato il consigliere. La gente non capisce, senza offesa, il tempo del pronto soccorso. Le ore passate al pronto soccorso sono, diciamo, l'argomento da bar che si sente più spesso, di cui si sente più spesso parlare. Quindi, dottor Gnanelli, vogliamo far capire che in realtà il pronto soccorso non si perde tempo, però, questa la dico io, lei non lo può dire, ci vorrebbe magari un pochino di selezione prima di arrivare al pronto soccorso. Però lo posso dire non anch'io, il dottor Gnanelli, anche proibito. Poi ci sparano i medici di base. No, bene, abbiamo buoni rapporti con i medici di base e collaboriamo per lo stesso fine. Non è facile far capire alla gente, appunto, che appunto, il ruolo del pronto soccorso è proprio questo, di funzionare da filtro, perché ormai c'è stata una deospedalizzazione molto massiccia. Sono diminuiti solo gli ospedali, sono diminuiti i posti letto. Quindi noi abbiamo l'obbligo di ricoverare proprio soltanto persone che non possono fare a meno dell'ospedale. Il resto deve essere gestito. E ancora su questa cosa strana, per quanto possa sembrare strano, c'è ancora da lavorare. Cioè, volendo, c'è ancora un settore in cui possiamo deospedalizzare, e gestire alcune patologie fuori dall'ospedale, evitando di ricoverare. Perché mai il posto letto ha dei costi esorbitanti, perché giustamente non è come si diceva prima, uno degli ospedali, dei 39 ospedali di anni fa, in cui si dava 3 pasti caldi e poco più. Oggi un posto letto è un'alta tecnologia e quindi va riservato a persone. Quindi il tempo, diceva lei, che si passa in pronto soccorso è il tempo che ci serve per valutare se il paziente ha assoluta necessità di ricovero oppure può essere gestito in un altro setting assistenziale. Questa è la cosa fondamentale e noi riusciamo a farlo, tra l'altro, anche abbastanza bene, perché abbiamo un tasso di ospedalizzazione che è del 10%, cioè vuol dire ricoveriamo il 10% degli accessi. Che sono 77.000, 77.000 l'anno scorso, quest'anno chiuderemo 77.000. Come si può? Non 76.000. Può, no, non so, sono tanti, sono circa 200 al giorno, ecco, tanto per dare un'idea. Però ecco, il compito che abbiamo principale è questo: riuscire a distinguere quelli che devono essere assolutamente ricoverati da quelli che possono essere gestiti in un altro ambito.
Professore, i numeri che dava il dottor Iannelli a Siena sono decuplicati o forse ancora di più. Come si gestisce l'emergenza considerando anche quello che arriva dalle altre ASL, insomma dagli altri ospedali, certo, sì, che afferiscono comunque a Siena? Il classico modello hub e spoke, no? Cosiddetto, della centralizzazione, considerando che la Regione ha lavorato tanto. Ora sicuramente il consigliere sicuramente conosce meglio di me l'argomento, però ecco come ci si sta organizzando in questo senso. Stanno cambiando anche i codici, ad esempio, non ci sono più i colori da gennaio, si parlerà di numeri, e questo, un paziente che avrà un numero 1, ad esempio, è un paziente che ha il codice rosso attualmente. Non lo e sapevo, questo, ho imparato qualcosa. Questo ci permetterà di indirizzare meglio non soltanto quindi la valutazione del paziente al momento in cui viene all'ospedale, ma soprattutto ci permette di ottimizzare le risorse e quindi tutta la diagnostica strumentale di laboratorio, come dire, le risorse umane, gli infermieri da utilizzare, i medici che sono impegnati nel trattamento del paziente e in particolar modo nel cosiddetto paziente fragile, colui che si presenta al pronto soccorso con una serie di comorbidità. Considerazione del fatto che poi c'è anche uno stretto rapporto tra la rianimazione e il pronto soccorso anche a Siena. Gli accessi in rianimazione, o perlomeno ecco, gli accessi che il rianimatore ha in pronto soccorso e nella shock room sono circa 1000 quasi all'anno, il che vuol dire che c'è uno stretto rapporto tra il medico dell'emergenza urgenza e il medico anestesista rianimatore, quindi una grande attenzione al problema. Un altro discorso ecco, importante da considerare è che anche la rianimazione è una zona a moduli, così come può essere considerato il pronto soccorso. Non dobbiamo più considerare una struttura statica e quindi, come diceva il dottor Iannelli, il paziente arriva e ci rimane. No, il paziente va indirizzato secondo un certo percorso. Siamo in una TV, possiamo parlare di streaming, diciamo, dei flussi, come per intenderci. E quindi ecco, indirizzarlo verso flussi ben precisi, in decidere se il paziente deve essere ricoverato o se ha bisogno di una rianimazione, è fondamentale. Il 75% del tempo che il paziente trascorre al pronto soccorso, appunto, è spesso per la diagnostica, quindi in considerazione del fatto che anche c'è un numero altissimo di pazienti che arrivano nei pronto soccorsi toscani, circa 1,5 milioni al mese, all'anno, quindi sono circa 4,000 pazienti che arrivano al pronto soccorso ogni giorno nei pronto soccorsi della Toscana, insomma, ecco, i numeri sono numeri importanti, sì. 1,5 milioni l'anno è veramente un numero, sì, molto, sono quasi il 50% sì, della popolazione toscana, ecco, sì. Quindi uno su due, ecco, ha bisogno del pronto soccorso, quindi insomma un po' di fila è proprio inevitabile, soprattutto abbiamo spiegato il perché. Noi ci dobbiamo fermare perché è finito anche il secondo blocco, ci vediamo fra pochissimo sempre qui a 20 anni.